vivere la consulenza finanziaria al femminile, la categoria Woman. Siamo con Francesca Alberici, vincitrice nella categoria Woman, al quale chiediamo un commento appunto al premio e alla sua attività di donna consulente finanziaria. Come ho detto, sono molto orgogliosa del premio che ho ricevuto, ho ringraziato anche Allianz Bank che mi ha candidata a questo premio prestigioso, perché penso che di donne valide ce ne siano veramente tante, proprio perché è una professione molto difficile, molto maschile, soprattutto a livello manageriale. Il fatto di avere un successo è ancora per noi importante. La differenza rispetto a un uomo non credo che ci sia poi alla fine, perché questo è un lavoro veramente molto duro, bisogna essere competenti, preparati, c'è tanta concorrenza, quindi ci vuole tanta tanta dedizione. Forse per questo le donne in rete non sono tantissime, perché vuol dire anche spesso sacrificare la propria vita personale per raggiungere degli obiettivi importanti. Siamo con Daniela Pavan, che si è affermata nella categoria Woman, alla quale chiediamo un commento al premio e in generale il ruolo di donna nel mondo della consulenza finanziaria. Allora, il premio, l'award, è molto bello perché premia alla fine e durante un percorso importante. L'essere donna in questo mestiere non è facile, sicuramente, ma aiuta anche in altre cose, aiuta nel rapporto interpersonale. Devi farti valere quando ti interscambi con delle persone di un altro livello, e quindi la donna deve farsi valere anche per altro, però aiuta molto. E dopo più di 30 anni di questa attività non posso che essere grata a questa professione, perché mi ha aiutato a crescere. Siamo con Maria Cristina Carraro, vincitrice nella categoria Woman, alla quale chiediamo un commento sul premio, in generale sull'attività di consulente finanziario vissuta al femminile. Allora, diciamo che innanzitutto il premio mi onora e diciamo in qualche modo è una risposta anche diciamo a questa mia attività, insomma, a cui in questi anni ho dato molto del mio tempo. Poi devo dire che il ruolo della donna nel mondo della, chiamiamola, della consulenza è sicuramente un ruolo diciamo importante, dove esprimiamo magari delle caratteristiche uniche nel loro genere, che sono la sensibilità, la pazienza, la capacità di ascoltare.